e Lorenzo ha segnato un gol che potrebbe fare anche la differenza. Ho capito, paga gol, il problema è Ricci allora. Allora, chi ha il telefono? Perdone. Ivan. Ivan, tanto tu sei di famiglia. Ah, Ivan. Un momento, ci sei, vero Ivan? Tutti, buongiorno. Buongiorno Ivan. Allora, io di quello che è successo ieri non mi sorprendo di niente, era solo capire come sarebbe stata aiutata la Juventus. Io non ho mai visto al mondo, e non c'è ma al mondo, un calciatore che dà un calcio al proprio avversario e gli viene dato un rigore a favore. Non ho mai visto una cosa del genere. E poi vorrei dire una cosa alla Massimo Troisi. Ma voi, club Juventus e tutti i tifosi juventini, ma giusto poco, ma non vi vergognate. Ma non vi fate un po' così. Guarda, ti rispondo anche non appartenendo alla categoria, ma mancano poco. Buona domenica a tutti. Ma non ci pensa, anzi, se ne fanno un merito, sì, siamo capaci, hai capito? Noi siamo bravi, noi teniamo i medi dirigenti. Allora, Ivan, io intendo sempre la telefonata come un... No, ma non sono c'è. Ormai non no, è come una rice trasmittente, a te cambio, passo, hai capito? È così. Non ci riesco mai a parlare con questi tifosi. La formazione ufficiale era della quella Fiorentina, di prima, vai. Ah, l'abbiamo data? Sì, era la stessa. Insomma, l'abbiamo già data e l'abbiamo confermata. Vabbè, però è sempre bene vederla, perché comunque... Certo. Confermato Terracciani, io non lo... cioè, senza offesa. No, tu sai... No, conoscevo il barbuto Dragoschi. Sai che non si commenta il giocatore. È bravissimo. Che sta Yashin a Porto. Ho fatto una domanda. No, ma è un portiere. Yashin. Allora. Terracciani è assai meglio. Yashin. Più bravo. Bravo. Poiché fine mai, Fiorentini teneva a Rasputin che a barba c'è Terracciani, chi è su Terracciani? Un ottimo portiere, grandissimo, potevo portiere. Mettere un terzo ai Fiorentino, un quarto, no, è un ottimo portiere, perché sulle sapere io chiedo, poi mi sto zitto, fate voi, sì, smettetela, ragazzi, uso. Anche Panico ormai, ragazzi, la fine della scuola, io continuo a dire ovviamente bisogna dotare, se non vogliamo tenerlo in inquadratura, di un microfono un po' come dire fuori campo per Savio, perché fa delle entratine non male, spesso a martello. Sì, adesso andiamo a salutare Ciro, ciao, sei in diretta Ciro? Eccoti Ciro, sei in onda. Panico, okay, il comitato. No, volevo fare solo un'osservazione ad Alvino. Alvino. Posso? Prego. Sì. No, volevo dire una cosa ad Alvino. Sta qua. Ti ricordi la famosa partita di Napoli-Juventus che il famoso Zalaceta fece due disse i calci di cuore e ebbe due o tre giornate di squalifica? Me la ricordo perché sto ancora godendo. Me la ricordo perché da quella sera ho avuto un godimento che ancora non è fornuto. La ricordo benissimo. Guarda qua, che soddisfazione. Speriamo di 100 partite come quella. Altre 1000 partite come... Nato un leone partite come quella! Guarda che generosità! È un maleone! Come ho fatto? Non succede, ma si succede. Succede. È vero o no? Un po' di scaramanzia. Non succede, ma si succede. Celebriamo, celebration, eccolo qua, il grande Zielinski, il re degli assist, insomma, quest'anno... 10 gol e 10 assist tra Europa League e campionato. Io credo che anche lui si è ritagliato il ruolo che forse gli consente di dare il meglio di sé. Bravo Gattuso a liberarlo anche mentalmente, perché poi per qualcuno fa la mezzala, per altri fa il sottopunta. Io credo che Zielinski faccia Zielinski, è un giocatore che in questo momento fa la differenza, è bravo ad andare uno contro uno, è coraggioso, tira da fuori, quel famoso step, quel gradino che tutti quanti gli dicevano deve fare l'ultimo gradino, io credo l'abbia fatto sto gradino, perché è capace di fare la differenza ed è anche cattivo agonisticamente parlando, è uno che quando si deve prendere la discussione con l'avversario se la prende, si deve mettere la gamba, la mette e non se la tira, quindi anche quella cattiveria che qualcuno forse prima gli faceva difetto e qualcuno glielo diceva, adesso quella cattiveria agonistica buona, per l'amor di Dio, fa parte del suo bagaglio tecnico, è il miglior momento per Piotr. Sì, salutiamo Domenico, ciao, sei in diretta. Buongiorno. Buongiorno. Forza Napoli, Domenico! Posso parlare? Forza Napoli! Forza Napoli! Ah, ok. Mo' può dire che l'ho potuto. I complimenti alla trasmissione. Sì.
Volevo farvi un appunto. Io sono una persona che, a parte sono un malato del Napoli, sono cresciuto tra juventini e interisti, però da bambino ho sempre avuto il senso di appartenenza, quindi poi ho capito perché da adulto ero tifoso del Napoli, perché evidentemente sentivo questo senso di appartenenza. Ma a parte questo discorso, io vorrei chiedere una cosa. Io ieri ho visto la partita della Juve. Siccome io ho detto sempre che mi sembrava che anche noi napoletani cercassimo, mi sembra, il pelo nell'uovo, di dire aiuto, aiuto, ma io ieri sul terzo rigore in modo particolare ho già visto una cosa proprio scabrosa, ma uno squallore unico. Allora io mi chiedo ancora oggi, dico, ma come fa una società, ma a parte il Napoli, io parlo in generale, a non intervenire su queste situazioni del genere, cioè perché, cioè questo è un campionato passato in questo modo qua, perché la può darsi lui che Perisic, se quello buttava lui a Perisic a terra, che lì ci devo rigore, perché ormai era segnato che lì nell'area di rigore, come entrava nell'area di rigore ci doveva dare rigore, cioè scusatemi, ma io la vedo così. Ciro, la sensazione personale, anch'io guardavo, sì, è che chi non ha fatto a tempo a Saloua, va bene, ci ha pensato, mi tolgo, non ha fatto in tempo, vero Yolanda? La sensazione del movimento è... No, quando dici... Io te l'ho detto, la mia paura è che io sono in imbarazzo a commentare queste cose. Vabbè. Io te l'ho detto, perché però... il discorso è questo, cioè, quando viene dato un regolamento, quando viene data una spiegazione, quando gli arbitri vanno a seguire gli allenamenti, a parlare con le società e dicono che viene seguito un certo tipo di criterio e poi quel criterio viene completamente cambiato per una partita e per una squadra, ma tu come fai a dare spiegazione? Arrivano gli arbitri a capo a Castelvolturno, dice noi veniamo a parlare di criteri, ma io non ci fa vedere dire. Esatto, è così. Che fai? Ok, una mozzarella al signore, si accomodi pure e noi continuiamo a allenarci, perché alla fine è così, ragazzi. È una frase che è propria del nostro territorio, fa quel che di chi ma non fa quel che facci. Un po' che... No, perché pure lei... adesso dobbiamo giocare contro la Fiorentina, anche a Firenze, no? Commissio fa una determinata conferenza stampa e tutti a dire no, Commissio è maleducato, Commissio è così. Commissio magari sarà stato anche veemente nel dire determinate cose, facciamo riferimento al fatto che se la sia presa un po' con tutto il sistema, con i giornalisti e tutto. Però ragazzi, l'abbiamo vissuto anche noi a Napoli, cioè non dimentichiamoci che Gattuso è stato chiamato pescivendolo, che va in campo e le partite le perdi perché magari un episodio contro ti diventa ancora una volta contro perché poi viene dato a favore della tua squadra avversaria per la salvezza, cioè ci sono tutta una serie di cose per cui io immagino che un presidente che mette i soldi dopo un po' gli girano. E girano. Sì, andiamo al telefono da Domenico, ciao, sei in diretta. Domenico, girano a Domenico? Girano. Vediamo, aspetta, pure può essere. Domenico? Aurelio! Ma suona lo stesso, guarda, ma girano pure no, manca però. Io se c'è uno dei, dei motivi per cui avrò nostalgia di Energia Azzurra allora, quando fu al campionato è che Pasqualina è bravissima, perché... ma poi Aurelio Domenico. È un nostro caro amico e tifoso di Energia Azzurra, Aurelio, ciao, sei in diretta! Buongiorno a tutti. Un gradevole e competente parterra. Aurelio, tu girano? Cito Cicerone. Sì. Quousque tandem abutere pazienza nostra Juventus. Bravo. Hai capito? No. Bravo. No. Io ho fatto il liceo classico. Hai fatto l'Idis. La citazione latina, Aurelio, è tutto. Lui ce l'aveva con Catilina. Invece noi ce l'abbiamo con la Juventus. Allora, sì. Ieri è stata l'ultima rapina sportiva della Juventus. Sulla faccia la partita, purtroppo. Delle storiche rapine fatte dalla Juventus. Allora io dico, tutti la stessa, ma com'è possibile? La sopporteremo. Perché tutti i presidenti non si riuniscono per decidere qualche cosa, perché 3 anni fa è toccata a noi perdere lo scudetto, quest'anno può toccare a noi non andare in Champions, ma un domani può toccare a loro. Come no, bravo, è già toccato, è già toccato tante volte a loro. E allora perché questo silenzio? Guarda, ne facciamo... perché proteggere sempre questa squadra che continua a fare tutto quello che vuole,
tutto quello che vuole, ad ogni costo. Guarda, Aurelio, per loro vincere, per loro vincere è obbligatorio. Guarda, è chiarissimo. Al di là delle regole. Abbiamo iniziato, grazie Aurelio, un abbraccio, Forza Napoli, e abbiamo iniziato proprio il programma parlando Forza di questo. Napoli, un abbraccio. Sai qual è il problema, ricordandoli ai partitelle che facevamo, insomma noi siamo sicuramente compagni di partitelle probabilmente, no Aurelio? E chi portava pallone comandava? Ah, ma portano un sacco di palloni. Ci vogliono palloni diversi e altri devono incominciare a distribuire questi palloni. Allora, Aurelio diceva una cosa, perché gli altri presidenti, ma se l'80% del calcio italiano si mantiene economicamente parlando grazie alla Juventus, questo lo dimentichiamo, vogliamo dimenticarlo. La Juventus fa le plusvalenze, porta i giocatori in prestito, ha una rete di calciatori sparsi un po' ovunque, e allora nel bene o nel male, più nel male che nel bene, tante società godono, economicamente parlando, di grandi vantaggi con la presenza della Juventus. E allora se si crea questo intreccio perverso, per il quale economicamente io sono molto legato alla Juve, ma ditemi voi perché io un giorno mai dovrei fare guerra alla Juventus. È questo che pensavo. Bisognerebbe avere chi porta gli altri palloni e non devi far decidere sempre. Quando tu senti calciatori come Sturaro, Rotella, pagati a cifre che non stanno né in cielo né in terra, ti dovresti interrogare, tu calcio italiano, dici, ma è mai possibile? Cioè, questo calciatore lo prende tra una settimana a parametro zero, a 7 giorni alla fine del mercato lo paga 18 milioni di euro, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona, ma invece no, tra il silenzio di tutti, perché poi di fronte al dio danaro, zitti e muti tutti, e si va avanti così. Andiamo al telefono, poi tocca Italia, che attende un attimo di dire la sua. Chi ha il telefono? Sì, salutiamo Ciro, ciao, sei in diretta. Ciao, ben buongiorno a tutti. Buongiorno. Vorrei dire solo una cosa. Prego. Eccoti. Che è successo? Televisore. Ah, è una partita già vista. Giochiamoci la espulsione di Osimhen. Mamma mia. Ah, parla del. Sì, dice che oggi dice. No, non accadrà credo. Questo. No, non ci credo. Guarda, io credo che. È una persona che fa paura in campo. Ecco, questo vorrei dire. Va bene. Insomma, è giustamente preoccupato. Io non ce la neanche proprio il più incallito farebbe una scommessa contro il Napoli. No, non qui, la farei. No. Ma non si può fare, solo perché non si può fare. No, si può fare. No, si può fare. La faremo. No. Si può fare, però, dai regolamenti. Grazie, hai rappresentato una preoccupazione che è di tanti. Non solo economico. Tanti, però... Anche qui noi insomma siamo in un orario atipico, anche per i tifosi. Abbiamo iniziato dicendo in tantissimi, proprio sui social, nei messaggi, chissà che si inventano oggi. C'è questa preoccupazione, inutile negarlo. C'è, ma io non credo che accadano cose di questo genere. Volevo soltanto aggiungere una cosa. Carlo, tutto questo succede, la chiosa al tuo discorso, perché non c'è un ente superiore al quale dover rendere conto. Lo dicevamo all'inizio. Allora, questi sono un'organizzazione individuale, privata, quindi allo Stato italiano non possono chiedere sgravi fiscali oppure contributi economici. È giusto, perché se tu invece poi rientri nell'alveo, quindi fai parte poi del CONI, che è un ente di diritto pubblico come Federcalcio e quindi poi come Lega, diciamo nel solito sistema, non puoi avere una gestione dei bilanci economici di società, peraltro quotate in borsa, del genere, perché lo Stato italiano a quel punto ha il dovere di intervenire. Allora chiariamola questa faccenda: dove finisce il diritto domestico che regola il calcio italiano e dove inizia invece l'ordinamento giuridico ordinario? Se non si risponde a questa domanda storica, non se ne esce mai più. Sai bene, parliamo del nulla. Sai bene che il calcio si chiude sempre in quella sua torre d'avorio, credendosi al di sopra di tutto e di tutti, anche al di sopra delle leggi alle quali tu facevi riferimento. Finché il calcio continuerà a vivere in questa bolla, in questo mondo a parte, e nessuno gli dirà al calcio che non può permettersi di vivere in questo mondo a parte, vedremo sempre quello che stiamo vedendo da 100 anni a questa parte. Prima che si senta un certo Donino. Sì, noi intanto ci ricarichiamo con tanta energia azzurra e ascoltiamo i consigli dei nostri amici di Energas. Lega con Firenze da pochi istanti, eccole, ecco, sono le prime immagini che ci arrivano dal terreno di gioco, siamo nel riscaldamento delle squadre e naturalmente noi guardiamo i sorrisi che ci rassicurano da qualche tempo dei giocatori del Napoli, quindi concentrazione ma non paura, giusta voglia di far bene. Sentiamo al telefono chi abbiamo. Sì, avevamo Francesco, ciao, sei in diretta.
Ciao, buongiorno, sono buongiorno. Francesco, un amico di Salvatore Turco, anche dal policlinico mi seguo. Anche se? Dal policlinico. Ah, Francesco, sì, ciao Franco. Noi dobbiamo solo vincere le due nostre battaglie e andremo sicuramente in Champions. Giusto, Francesco, giusto. Un bacione a tutto lo staff, siete grandiosi. Auguri! Un abbraccio, grazie. Francesco! Il primo segnale, il primo segnale di discontinuità rispetto a 3 anni fa è un segnale divino. Perché piove. E 3 anni fa stavano solo che spaccava le pietre, si moriva dal caldo e c'era quella cappa fosa che già ci faceva capire che le cose sarebbero andate male. Invece qua piove e questo è il primo segnale di natura divina da cogliere, quindi è tutta una storia. Data la stagione e l'orario, certamente un po' di pioggia ci fa solo bene, da tutti i punti di vista. Ma Carpaggiuliacci praticamente. È strano perché noi tifosi del Napoli storicamente ci tiravamo sul morale quando uscivo sul. Allora sembrava il sole, l'inno al Napoli, lo spingeva il Napoli. Oggi sono d'accordo con Carlo, un po' di freschettino non guasta. Intanto andiamo al telefono e salutiamo Vincenzo. Ciao, sei in diretta. Ah, però. Forza Napoli. Bravo Vincenzo. Allora, io sono diciamo un fratello di Carlo Albino spiritualmente, non ci siamo incontrati forse qualche volta, conosco pure Italia me. E mio malgrado, mi dispiace assai, perché a Carlo Albino lo seguo da una vita, basta dire soltanto questo, che quando lui faceva la telecronaca faziosa a Sky, gli hanno tolto questa possibilità perché è troppo faccioso. Io ho fatto la disdetta a Sky e ho dato le motivazioni. Avete mandato a Carlo Albino, arrivederci, con grande soddisfazione, per dire come stimo Carlo Albino. Hai fatto allora, una disdetta faziosa, bravo. Allora io voglio fare un dissenso purtroppo a Carlo Albino e voglio fare due domande. Allora Carlo, non sono d'accordo con te, mi devi scusare sul fatto che dici il Napoli è padrone del proprio destino. Non è così, mi dispiace, ma non è così, perché il Napoli è padrone del destino del palazzo, perché sennò oggi teniamo 8 punti in più e i nostri due ieri sera ci hanno legato, perché il Napoli a Juventus si era pareggiata, non stava 2 punti sopra, era a pari punti. Questo è quello che penso io, il Napoli, perché il Napoli purtroppo vince una partita da vincere 3-4 a 0. Sì, poi, 3-4 a 0, dice, non è normale, ma che cosa chiediamo a questi ragazzi? Cioè, non è normale. Per me il Napoli è padrone del destino del palazzo. Detto questo, mi devi scusare perché non solo sono anti-juventino, io sono molto di più. Io penso all'identità, alla mentalità, per me oltre il Carigliano è terra sanita e mi hai capito benissimo. Grande. Un abbraccio, grazie. Anche se c'è per una domanda, volevo chiedere questo proprio a tutti, il fatto dell'allenatore. Io non sono d'accordo, non è con Spalletti che ci ha fatto perdere un scudetto di anni fa, non sono d'accordo, è con Spalletti perché tolse i gatti e mise a Sandon, sull'1-1. Si ricorda ancora che a Spalletti sul porto proprio, è uno, e chi là da Allegri non ne parliamo proprio. Cioè, noi stanno ragionando con il fatto che dire prendiamo l'allenatore giù, ma scusa, ma prima l'allenatore giù e ha fatto i suoi errori e ha capito i suoi errori, camma piglia giù. Poi la domanda è questa, ma secondo voi un allenatore che ormai esiste sulla azienda, non sono più calciatori, sono ognuno di loro nella propria azienda, chi più grande, chi più piccola, ma lui a fine campionato non si fa il suo ragionamento? Allora, io tengo una squadra che funziona benissimo, i calciatori che godo allenarli, a dove va allenare? A dove va allenare? Ma c'è la punta da capo, questa la roba potrebbe rimanere Gattuso, grazie, forza Napoli sempre. Sempre. Allora facciamo rispondere, ma guarda, vado pesco nel mazzo, vengo da Italia, potrebbe rimanere questo ragazzo si ferma lì oggi? Io credo che le possibilità che Gattuso possa restare sulla panchina del Napoli siano veramente, veramente molto esigue. Ovviamente fino a che non c'è il saluto ufficiale io devo mantenermi un piccolo spiraglio. Quello che possiamo dire è che sicuramente il mister è estremamente rammaricato di dover lasciare una squadra che sta andando così alla grande, considerando che avrebbe potuto fare tante cose buone. Consapevole anche poi dei risultati riusciti ad ottenere, e che la famiglia Gattuso sta benissimo a Napoli, però da questo poi ad arrivare a far sì che le cose cambino credo che scorra troppa acqua.
Senti, io non riusciamo in tempo, però credo che ognuno di noi possa fare un esercizio, non so se riusciamo in regia. C'è l'audio del telecronista inglese che adesso sta girando a qualche che ride da pazzi, ma ride come se avesse visto la scena più come divertente. Come se avesse visto quello che ha visto, no, ma di un film comico, è una battuta. È un film comico. Ride, cioè il telecronista inglese se la ride, io non lo so, ma adesso non posso dare troppe ironie alla regia che ha troppi canali da osservare, immagini, acchiappa qua. Ma se riusciamo a prendere solo l'audio, naturalmente, un frammento di questo telecronista inglese che ride letteralmente sulla simulazione. Bisognerebbe farlo sentire a Gravina, al presidente della FIGC. Io credo che debba veramente vergognarsi un dirigente quando un commento del genere viene fatto per una partita che è cosiddetto derby d'Italia, perché Juventus è il derby d'Italia, sarebbe la somma delle due squadre che hanno vinto di più in Italia e vi ridono dietro. E fossi io in Gravina proverei un pizzico di ma leggermente un ciccinin di scuorno. E noi andiamo al telefono e salutiamo Fabio. Ciao, sei in diretta. Ciao, buongiorno, Fabio del centro direzionale Forza Napoli. Un saluto. Forza Napoli, grande Fabio, un abbraccio. Ciao Salvatore, prima di tutto voglio un commento sulla formazione che era stata scelta, se vi convinceva anche nella parte centrale del campo, visto che c'era anche la disponibilità di Demme, che non è altro né tra i diffidati, visto che sono lui e Osimhen a momenti diffidati. E poi una domanda a Carlo volevo fare, il suo parere su questo silenzio del Napoli, visto che ormai oltre alla trasmissione di Salvatore c'è rimasto poco per esprimere il nostro malcontento, basta sentire anche quelli che mi hanno preceduto, non sarebbe giusto smetterla e fare qualche dichiarazione, semmai anche dare supporto al presidente del Benevento e a tanti altri che sono stanchi di vedere spettacoli indecorosi come quelli che abbiamo visto ieri. Un saluto a tutti e Forza Napoli. Forza Napoli, ciao. Fabio, prego. Caro. Io per partito preso sono contrario al silenzio stampa a prescindere, perché lo vedo come una forma di poco rispetto nei confronti dei tifosi, non dei giornalisti, dei quali, pur appartenendo alla categoria, posso anche dire, se ne può anche fare a meno di parlare con i giornalisti, però mi piacerebbe che il Napoli invece potesse continuare a parlare direttamente con i tifosi. Se al Napoli non fa piacere il filtro giornalistico, il Napoli si mette un bel canale suo su YouTube e si mette a parlare Vox Populi con chiunque. Quindi come partito preso sono contrario ai silenzi stampa. Però adesso ti sembrerà strano quello che sto per dire. In quel periodo particolare della stagione, in quel momento storico, per me ha fatto bene il Napoli a chiudere le comunicazioni. Perché sarà un caso? Sarà perché la scelta fortuitamente ha prodotto i risultati sperati, però quel silenzio è servito a far chiudere il Napoli in una bolla, a dedicarsi solo esclusivamente al campo, a non perdersi mille chiacchiere, molte delle quali, se non tutte, assolutamente inutili, e a raggiungere quello che ha raggiunto, cioè una lunga rincorsa e una Champions League a portata di mano. Mi auguro che il Napoli faccia poi tesoro anche del sentito dire esterno, tutti non amiamo questo silenzio stampa, e domenica, in occasione dell'ultima gara contro il Verona, tornare a parlare, io spero solo per festeggiare la Champions League, il traguardo raggiunto, e non per denunciare ancora una volta, come ahimè è accaduto per il passato, ma benefici non ne abbiamo avuti, le storture del calcio italiano. Andiamo al telefono, dai. Sì, salutiamo Marcello, ciao, sei in diretta. Sono Alberto. Alberto, eccoti qua. Ciao, scusami. No, volevo riagganciarmi a quanto stavo dicendo Carlo, e che condivido pienamente quello che stava dicendo. Io ho una certa età, ho 64 anni, e sono cresciuto con i favoritismi all'Inter. Non so se ricordate un certo Gonella che arbitrava sempre il Napoli, e il Napoli usciva sempre con le ossa rotte. Il problema non è Mazzoleni, Calvarese, il problema è il sistema. Il sistema che, come ha voluto salvare il Cagliari a scapito del Benevento, io sono convinto che se riuscissero a fare qualcosa per salvare la Juve l'avrebbero fatto. Però io dico sempre questo, e l'ho sempre detto anche altre volte, che noi i grandi nemici ce l'abbiamo a Napoli, non ce l'abbiamo né a Torino né a Milano, perché la campagna di stampa che stanno fatto contro il Napoli, contro il presidente, contro l'allenatore, è una cosa di una vergognosità unica. Il discorso siamo noi che ci dobbiamo educare a gestire e a essere obiettivi quando parliamo del presidente. Ne abbiamo un presidente che sono 14 anni che si sta facendo vedere dei calciatori eccezionali.
Noi abbiamo visto Lavezzi, Cavani, Higuaín, cioè, ma cosa vogliamo da questo presidente? Perché Sergio Stampa ha deciso di non poterlo fare più, di non parlare più alla stampa, e perché, se vi ricordate, Gattuso in occasione di un'intervista a Sky si lasciò andare a dei commenti che poteva farne a meno. Quindi non è che il presidente è impazzito, ha detto non facciamo più il Sergio Stampa, perché il problema è questo. Io però vorrei dire un'ultima cosa. Io spero oggi, come ha detto il signore che ha chiamato precedentemente, che qualcuno non faccia l'ultimo tentativo per far riemergere la Juve, perché non dimentichiamo che quella famosa storia di Suarez, che è stata rinviata, cioè non sappiamo niente, cioè la Juve sta continuando a giocare normalmente nonostante abbia tentato di fare una truffa al calcio italiano, cioè nessuno ne parla. Vorrei avere un riscontro da voi, grazie e buona giornata. Posso dire solo una cosa? Come lo prego? Allora, prima di tutto io condivido assolutamente quello che hai detto, carissimo amico, però ti voglio anche aggiungere una cosa. Io credo che i tifosi, i telespettatori, i radioascoltatori, gli appassionati di calcio debbano anche poi prendersi delle responsabilità, perché io posso dire qualsiasi cosa, Salvatore uguale, Carlo idem, Yolanda, tutti possiamo dire quello che ci pare, più o meno, non è, dovrebbe essere così, non è così per noi, ma tecnicamente lo possiamo fare. Il problema è che la gente deve saper distinguere, deve avere delle idee proprie, perché c'è troppo condizionamento. Allora tutti vediamo la stessa cosa, al di là delle informazioni più o meno riservate che noi possiamo avere. Lì poi deve scattare l'intelligenza delle persone, che deve escludere, eliminare, ledere, ditela come vi pare, quelli che non danno informazioni giuste, e concentrarsi su quelli che provano a fare bene il proprio mestiere. Detto questo, è chiaro, è evidente, è ovvio che tutti quanti aspettiamo al varco quello che accadrà. Fermo restando che io sono sicura che anche da Perugia, alla fine di tutto, arriveranno delle notizie che non potranno essere cancellate, perché lì va a finire male. Allora, andiamo adesso al telefono. Prima di andare al telefono, mi facevano notare, perché visto che abbiamo parlato di stampa estera, qualche tifoso attento, e vi ringrazio per l'attenzione, mi ha mandato un po' di foto della stampa italiana. E sottolineare... Mo rido io. Che fa una cosa, un'operazione, adesso, perché stiamo parlando, attenzione, di testate importanti, stiamo parlando di tutto sport, che insomma, della Gazzetta, per altri motivi. Che cosa fanno? Non titolano che c'è un errore, per no. Esempio la Gazzetta non titola, anzi titola Speranza al quadrato, la Juve ci crede, Inter è battuta 3-2 e mette la foto del fallo. Ah, la mette la foto. La mette la foto, capitemi. Quindi c'è una, quindi quando noi parliamo, io mi sono permesso, adesso non è che dobbiamo fare gli esterofili, però qualche volta guardarci attorno, perché ci guardano ovviamente in modo diverso, abbiamo detto delle cose, non sai che siamo qui a raccontarci delle favole, però magari spesso nei titoli, no Yolanda, nel quante titolo ci sono cose diverse da quello che leggiamo nell'articolo, attenzione. Bisogna, secondo me, lei dice secondo me Italia c'è una cosa giusta, ma scusate, seguite grazie. Quelli che ritenete, sì, come dire. Ma sì, abbiamo fatto tante volte riferimento ai giornali nazionali, ai titoli, a come vengono trattate le notizie, anche addirittura, francamente, a delle trasmissioni nazionali che magari non ti davano il senso critico giusto, oppure non ti analizzavano l'episodio giusto, o non facevano la domanda giusta in conferenza stampa. Cioè, se il tuo senso critico, bravo, se la tua curiosità non viene appagata da un determinato articolo o da un determinato programma televisivo, cambia canale, scegli quello che più ti appaga, scegli quello che più ti appassiona. Però in che senso? Faccio un esempio velocissimo, c'era un'intervista alla Guzzanti qualche giorno fa, dove si parlava del suo annullamento del programma e della sommossa popolare che ci fu in quel periodo per un discorso relativo alla satira politica. Le è stata fatta una domanda e le è stato chiesto, ma secondo lei se fosse successo oggi, ai giorni nostri, non 10 anni fa, ci sarebbe stata la stessa sommossa? Lei ha risposto di no, perché non ci sono più gli stessi valori. Allora, francamente, come diceva Italia, deve essere anche il tifoso a scendere in piazza e a dire: a me non va che si parli in maniera, scusatemi il termine, paracula del calcio di tutti e poi si tolga la Serie C dalla Coppa Italia. A me non va che si parli del calcio in un certo modo e poi dopo devo vedere queste cose in campo, perché se il tifoso non supporta la giusta informazione e anche l'opportunità e quella che è la decenza del calcio, se non si lotta insieme non si è arrivato da nessuna parte, che è un po' quello che dicevi tu, però
Allora, avviso alla regia, pubblicamente, ecco, diciamo, se riusciamo, mettiamoci in contatto con Francesco, con grande piacere, certo. Perché è impegnato, per Francesco Montevino, Papa Francesco, con Papa Francesco, andiamo prima al telefono con il nostro telespettatore, che chiamiamo così, caro amico tifoso del Napoli, esordisci con un Forza Napoli. O taci per sempre. Forza Napoli. Eccolo. Oh, magari un po' più entusiasta, non sarebbe male, però va bene pure così. Perdonami, ho dimenticato il tuo nome, qual è? Francesco, da Salerno chiamo. Un po' più vicino al microfono, Francesco, un po' più vicino al microfono, al telefono e sei dei nostri. Prego, Francesco. Eccomi, mi senti adesso? Sì. Eccoti. Allora, Forza Napoli. Ah, oh, oh, bravo. Allora, io nasco anti-Giovettino prima di tutto. Ah. Voglio salutare il fratello Albino, che io seguo sempre, assolutamente. E io, vabbè, quello che ho visto ieri, io l'ho visto anche 3 anni fa, non è cambiato niente. Niente di sconvolgente, non vi preoccupate. Io l'unica cosa, confido nel Napoli, che come ai tempi di Maradona deve essere forte oltre tutto e tutti, assolutamente. E quindi oggi il Napoli deve vincere almeno, vabbè, il sacrificio che deve essere sempre 3-4 gol, ma purtroppo è destinato a questo. Speriamo. Purtroppo questa è la nostra vita. Comunque, sempre Forza Napoli. Forza Napoli! Un abbraccio anche al nostro amico, comune amico Rosario Liardo, che ci sta seguendo, ti saluta. Saluto. E un abbraccio, naturalmente, un bel ricordo anche per Vittorio. E al telefono abbiamo niente poco di meno che Francesco Montevideo! Capitano! Ciao ragazzi, ciao! Hi. Buongiorno, ciao. Ben svegliato! Ben svegliato! Sì, ben svegliato, e chi ha dormito stanotte? Come mai, capitano, come mai? Ma purtroppo non potrò essere lì con voi, Salvatore, tu sai che oggi abbiamo con il mio Taranto una partita importante che ci deve vedere per forza vittoriosi, e quindi dovevo stare vicino alla mia squadra, non potevo mancare neanche mezz'ora, e come si dice dalle parti di Bolzano, me la cipigliate festa. Vabbè, non è proprio una festa, sei con noi. Nel senso che voi, nel senso fisico, anche se morale, tu sai che sono lì con voi. Certamente. Senti Francetti, parliamo, ti chiamiamo su due argomenti, tu potrai intuire. Vai. Intanto quello della partita, avrai certamente visto le formazioni e quant'altro. E quindi ti faccio la domanda tecnica che ovviamente ti avrei fatto se tu fossi stato seduto qui con noi. Dove ci possono dare un po' fastidio, dove possiamo dare noi totale fastidio a loro? Allora, io credo che la Fiorentina sia una squadra che non meriti quella posizione di classifica e abbia delle qualità importantissime, soprattutto negli uomini d'attacco. Credo che oggi si schiereranno con un 3-5-2 o 3-4-1-2 con Vlahovic e Ribéry davanti. Ho visto in mezzo al campo, mi pare ci siano Pulgar, Bonaventura e Castrovilli, e poi avranno i due esterni che sono venuti a destra e Biraghi a sinistra con Milenkovic, Pezzella e Caseresti tre centrali. Per me è una squadra forte, è una squadra che ha grande qualità, anche grande struttura. Sono contento che non giochi a Barabat, perché è un giocatore secondo me di centrocampisti quello che meglio sta facendo quest'anno, però nonostante la sua assenza hanno grande qualità. Per me la parte sinistra della Fiorentina, dove c'è Biraghi, non è un giocatore che io adoro, secondo me è una parte dove il Napoli può far bene, soprattutto se gioca come pare Politano, no? Ho visto, mi pare giochi sì. Politano dall'inizio. Secondo me lì può colpire tanto, perché Biraghi secondo me qualche spazio glielo lascia se lui riesce a giocare alle sue spalle e a puntare Caseres, che è un destro. Secondo me Politano potrebbe essere l'uomo chiave della partita, però permettimi di dire, Salvatore, che a prescindere da quello che è lo schema tattico e roba varia, il Napoli si deve riprendere ciò che era suo già ieri sera alle 16:29, alle 18:29, e poi alle 18:30 hanno fatto in modo che per un attimo non fosse più suo, invece sono andato a riprendere, perché è giusto che sia così. Va bene Francesco, ti lasciamo la concentrazione, avrai sicuramente trovato il miglior ristorante di Molfetta e quindi sarete ragazzi, sono lì con voi con il cuore davvero, solo con il cuore. Stomaco, però. Solo con il cuore, no, con il stomaco, che sta là, che sta a Molfetta, Yolandissima Molfetta, buono, le voglio, e tu non lo puoi mangiare. No, grazie poi... Francesco, forza Montevideo, forza Napoli, ma anche forza tanto. In bocca al lupo per oggi. In bocca al lupo, un abbraccio.
grazie. Grazie, grazie a Francesco Montalbino. Buon appetito. No, Turco. Allora. Certo. Turco. Io vedo le immagini perché tira chi sti qua, no? E io qui seguiamo insieme. Vlaovic. Quindi ne faccia tira. No, non dire più. Ma tu fai bene a guardarle, perché la scorsa partita tu le hai guardate e hai notato che il Napoli non prendeva mai lo specchio della porta. E noi ti abbiamo detto meglio, perché per il calcolo delle probabilità. Io in realtà sto secciando via capo qua, sto secciando proprio i streaming praticamente. Non dico che insomma se ne fa male si va uno, però un po' stanchini. Possono essere. Io volevo fare una domanda tecnica a Carlo Alvino. Prego, tecnica, dottore, prego. Poi andiamo al telefono. Ma anche estera, anche estera. Mi balenava un'idea. Non so se sia dispendioso, se si possa fare, se sia anticostituzionale, ma fare un campionato dove ma in tutta Europa è fare un 40-50% di arbitri del territorio e l'altra metà, l'altra percentuale di arbitri esteri, internazionali. Tipo in Italia, che ne so, un 50% di arbitri italiani, l'altro 50% portoghese, spagnolo, tedesco. Guarda, non lo so. No, l'idea secondo me si può portare avanti per la libera circolazione che c'è nell'ambito dell'Unione Europea, sia dei calciatori, quindi allargarla anche agli arbitri. Ma ti hai capito? È ovvio che c'è bisogno, no, c'è bisogno di un accordo dalle varie federazioni. Perché è chiaro, tu devi avere prima un accordo a livello UEFA, la UEFA poi lo deve trasmettere alle federazioni. Io credo che nella direzione della trasparenza ogni federazione calcistica possa solo dire sì ad una... Meglio la Superlega. Farla diventare come una grande Champions a livello di designazione arbitrale, una grande Europa League, con costi diversi che dovranno poi dividersi e sobbarcarsi le federazioni, però secondo me servirebbe anche a rendere meno velenoso il clima. Hai capito? Perché tu pensa che ieri Juve-Inter l'arbitra il signor Taylor della federazione inglese. Perfetto. Hai comunque permesso a qualcuno di pensare male meno rispetto al solito. Ed è pure più lustro alla cosa. Anche gli arbitri. Ha detto una cosa incredibile. No, incredibile ma vera, ordinaria. Cioè, questa è la rubrica della settimana enigmistica. Incredibile ma vera. Incredibile. No, sai Carlo, perché fai anche crescere poi gli arbitri autoctoni, no? Certo. Perché chiaramente delle qualità vengono trasferite da una parte, altre se ne prendono. Credo che sarebbe straordinariamente importante per la crescita del sistema, ma ricordiamo a tutti che l'AIA, in Italia almeno, è una casta. Certo. E le caste non sono aperte a niente. Ma questo manna a Calvarese arbitrare. Ma le caste sono per definizione chiuse, sigillate. Senza dimenticare che spesso e volentieri ti sei lamentato, magari in Champions, di un arbitro che valuta, anche la Juventus l'ha fatto, che valuta un contatto in un modo, un altro che lo valuta in un altro. Invece tu così hai un regolamento unico e anche magari anche un VAR attento. Il regolamento unico c'è. Il regolamento percentuale. Regolamento 50 e 50. No, ma allora il regolamento è uguale in tutto il mondo, dalla Papuasia al Polo Nord. Ma lo sai cos'è il problema? Non è il regolamento, è l'applicazione del regolamento. Perché l'arbitro usa un metro di valutazione differente a seconda della squadra che arbitra, pur tenendo fede allo stesso regolamento. Questa è la cosa che ti fa impazzire, è la cosa che ti fa rabbia. La discrezionalità elevata all'ennesima potenza, dove lo stesso fallo sanzionato in una partita, nell'altra non viene sanzionato. Tu hai fatto riferimento al calcio di rigore dove Mazzoleni ha richiamato l'arbitro al VAR e ieri non è accaduto. Stesso il contatto di Osimhen. Allora decidono o non decidono sull'entità. Perciò andiamo al telefono e salutiamo Gregorio. Ciao, sei in diretta. Forza Napoli. La canzone. Gregorio D'Angelo. Hai visto che Forza Napoli. Questa è fronne limone. Bravo, fronne limone. Per lo yodel. Bravo, una fronne limone di altissima classe. Dire al signore comico quello con la barba che il portiere della Fiorentina Terracciano è di Caserta, è di Santa Maria Rigo. Ah! È il figlio di un maresciallo dell'esercito, è un mio collega, il figlio di un collega. E non gli puoi fare una telefonata a dirgli Terracciano, fai passare qualche gol. Che dici? Si può fare? Non lo so. Siamo a livelli proprio, diciamo di.
Vabbè, noi siamo, non siamo così, noi siamo sportivi. Noi ci dissociamo da quello che dice tu. Aspetta, vabbè, speriamo che vince il Napoli. Forza Napoli sempre. E forza Campania, forza Campania. Simpaticissimo. Ciao, ciao. Ciao. Grande. Era intonato, era intonato. Aspettiamo per un live prossimo. Per un live. Un live. E tanto ascoltare, ragazzi, ci siamo. Anche per serenate, stava per chiamate anche per serenate, insomma, ecco. Stagione ce l'ha da fare. Ma falle. Ma tirano sempre questi cari fiorentini, cioè tirano su. Tiriamo tutti una continuazione, pigliamo, sbagliamo, facciamo, l'importante è, attenzione amiche e amici, amiche ed amici, stare concentrati sulla gara, ricordate, la seguiamo con voi, la seguiamo con voi sempre, anche durante la partita, attendiamo i vostri commenti per continuare a viverla insieme e poi alla fine ovviamente sempre di più, sempre tutti insieme. Mele? Sono presente. Che sta facendo? Mi piace tanto l'espressione di Lorenzo Insigne, perché lascia stare, che l'espressione del ragazzo è secondo me il mix giusto tra concentrazione, adesso lo vediamo anche in Zielinski, sempre ricordiamo le immagini esclusivissime di Canale 8 che sono un regalo importante a tutti i telespettatori, perché Lorenzo Insigne sa anche che quella che si troverà di fronte tra po' è la sua vittima preferita, Lorenzo Insigne si ricorda anche l'esperienza più brutta della sua carriera, perché in quello stadio purtroppo subì un gravissimo infortunio quando si ruppe, e devo dire che è stata l'unica volta in cui io ho visto un comportamento educato e corretto da parte dei tifosi della Fiorentina, perché quello è uno stadio terrificante, Carlo e io che li vediamo tutti lo sappiamo bene, perché Lorenzo Insigne fu applaudito da tutti all'uscita da quella giornata sfortunata. Quindi allora, Lorenzo ha un mix di ricordi. Sentite, sarà un caso, però io lo metto tra i portafortuna. Oggi è il compleanno di Corrado Ferlaini, che compie 90 anni. Auguri. Facciamo gli auguri al presidente, si resta sempre presidente. insomma, Ferlaini qualche sfizzetto, l'hai visto mai? Porti bene. Speriamo che il Napoli faccia un regalo al presidente. Che me le sta controllando. Stavo pensando tra un'altra le date cosa. Di nascita di Ferlaini. Ragazzi, stavo pensando un'altra cosa, me l'hai fatta venire in mente. E Carlo che condividerà succede? Perché l'abbiamo conosciuto bene insieme. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Achille Aiello. E che è scomparso in maniera assolutamente prematura, grandissimo tifoso del Napoli, grandissimo appassionato di Lorenzo Insigne, e quindi cittadino onorario di Di Maro. Cittadino onorario di Di Maro, io penso che lo possiamo ricordare tutti quanti, perché dall'alto sicuramente sta aspettando solo la vittoria del Napoli. Allora, attenzione amiche ed amici, abbiamo un altro partner da ricordare. Sì, assolutamente. È quello che non sapava mai e quindi ci va sempre Salvatore. È quello tifoso del Napoli come tutti gli altri nostri partner. E quindi parliamo di Euronix Gruppo Tufano. Veramente poco all'inizio della partita, siamo veramente tutti belli gasati. Con attenzione, una vignetta da guardare. Ve lo prego, intanto. Prima volevo ricordare, accodandomi della mine, che sarebbe stato il mio onomastico se mi fossi chiamato Ubaldo. Ma non ti chiami Ubaldo e quindi non hai avuto il regalo. Oggi stiamo facendo l'almanacco del giorno dopo. Oggi è San Ubaldo. Anche questo. La vignetta di Musca, se la vogliamo vedere. Per un attimo, lo facciamo, vogliamo fare. Eccola qua. Quello è il profetico Gianluca Musca, soprannominato da noi Nostradamus. Lo potete trovare su Instagram, @Gianluca.Musca Firenze, ora di pranzo. Per fare un sol bolcone della Fiorentina. Dobbiamo superare i problemi di gestione del risultato. Mi sembra giusto il commento dei giocatorini del Napoli, ben rappresentati dal nostro Gianluca Musca, profetico, chissà. Bene, noi però abbiamo un'esclusiva. Ricordiamo dopo la partita, le telefonate le riprendiamo subito dopo nel fischio inizio, chiedo scusa, ma dobbiamo assolutamente andare tra qualche istante in pubblicità per vivere poi la partita insieme. Soltanto abbiamo una foto esclusiva, oltre ad avere l'esclusiva di Alter Gattuso al termine della gara, lo ricordiamo, un Alter Gattuso appena entrato al Franchi di Firenze. Peggiore delle altre. Questa è la migliore. A orecchia sventola. Dalla Ribéry, scusate, non è Gattuso, questo è Ribéry. Questa è la migliore che ho scelto proprio in questo momento. Però vabbè, un po' di preoccupazione ci sta. No, forse troppa. Vabbè, fine partita, vi ricordo tutte le immagini in esclusiva, quindi restate con noi qui a Canale 8.